Amici di Lazio Style Channel, di nuovo bentrovati, stadio Mirko Fersini, la 23esima giornata del campionato primavera segna Lazio Latina, obiettivo dimenticare la cinquina subita a Firenze contro la Viola e mantenere se possibile il distacco dalle due inseguitrici Fiorentina e Samp. Le due squadre sono già sul campo, c'è l'attacco della Lazio, la pressione, palla per Rossi, salta il portiere, ma tocca il pallone, l'estremo difensore, rumoreggia il pubblico. Voleva il calcio di rigore per la Lazio. Baxevanos supera la tre quarti campo, potrebbe calciare, preferisce la corsia esterna con Ceca. Il cross un po' lento sul secondo palo a cercare Rossi, colpo di testa, quindi Barì, e la Lazio va in vantaggio al 16° minuto. Cambia il parziale al Fersini, la rete anzi di Lamin Diaye, non di Madiou Barì, che ha raccolto un assist al bacio di Alessandro Rossi, e al 17° la Lazio passa in vantaggio con Diaye. Con forza riesce con ostinazione Spizzichino a servire Rezzi, attenzione perché potrebbe essere un'occasione importante per la Lazio. Diaye, il cross tagliato per Rossi, ma c'è una deviazione ed è 2-0, bianco celeste al 28° minuto, l'ha toccata il numero 4 Santo Vito, autogol del Latina ed è 2-0 biancoceleste. Colearieti ruba il pallone a Barì, attenzione ancora Colearieti con il destro, deviazione di Baxevanos, forse l'arbitro fa battere il calcio d'angolo, anzi no, tutti negli spogliatoi con la Lazio in vantaggio per 2-0, un vantaggio meritato, consolidato in questi primi 45 minuti. Fischio dell'arbitro, va Colearieti con il destro, lontana Barì, raccoglie Megelaitis a calciare la palla che si stampa sul palo e poi Erfawi mette il pallone fuori. Attenzione, squillo del Latina dopo 3 minuti nel corso della ripresa. Bezzicheri, buono l'1-2 ancora con Rezzi, taglio per Portanova, entra in area di rigore, lo scarico per Rossi al volo, poi ancora Diaye, Lazio vicinissima al terzo gol. Ancora Ceca, vuole far girare il pallone Bonatti, si va sulla corsia opposta con Miceli che ha campo e metri per poter gestire questo pallone, lancio lungo per Rossi, posizione regolare, la mezza rovesciata di Alessandro Rossi ed è un gol bellissimo del capitano della Lazio. 3-0, cambia ancora il parziale al Mirko Fersini, gli applausi sono tutti per il capitano della Lazio, Alessandro Rossi. Rimessa biancoceleste, ancora Rossi, scappa via a due uomini, lo scambio ancora con Diaye, Rossi all'indietro, il destro, il piazzato di Rezzi, la parata di Bortolameotti. Barì, attenzione, attaccato dal numero 19 Tucci, con il sinistro a calciare, mamma mia che brivido, la finta con il corpo, si accentra, ne combatte in mezzo a due uomini, raccoglie ancora Barì che può calciare con il sinistro e poi c'è la deviazione importante, fondamentale di Bortolameotti, scivola tutta la squadra, tutta la formazione biancoceleste sulla corsia di destra. L'arbitro dà un'altra occhiata al cronometro quando sono 47 i minuti in questo secondo tempo. Eccolo, arriva il fischio finale dell'arbitro, la Lazio non sbaglia due volte, torna a vincere in campionato, batte il Latina 3-0 e archivia all'istante il passo falso di Firenze.